Benvenuti al video tutorial dedicato a Microsoft Flight Simulator. Ricordo che stiamo vedendo il gioco come funziona da un punto di vista strettamente tecnico, non ci stiamo occupando delle regole del volo. No, lo dico sempre perché magari qualcuno si aspetta dei tutorial pratici sul volo, ok? Le regole, il volo a vista, il volo strumentale, eccetera, eccetera. No, stiamo vedendo un'introduzione al gioco per coloro che non hanno mai messo mano a un simulatore di volo. Ok, rimando a canali più dettagliati e anche professionali su come si vola. Nella scorsa lezione ci siamo lasciati con le opzioni, abbiamo finito la sessione delle opzioni, vediamo adesso come si configura un volo per cominciare a volare. Vogliamo tirar fuori il nostro aereo dall'hangar e cominciare a decollare. Allora, questo chiaramente avviene, lo faccio rivedere, cliccando sul box mappa del mondo, clicchiamo. E abbiamo quello che ci viene proposto e promesso dal gioco, una vera e propria mappa del mondo. Premetto che qui possiamo scegliere qualunque aeroporto del mondo, ok? Tutto gratuitamente, tutto già presente nel gioco, così, out of the box, quindi senza dover scaricare nient'altro. Esistono poi tanti add-on, si chiamano, quindi software di terze parti che arricchiscono ancora di più quello che già è presente in Flight Simulator, ma non ce ne occupiamo per il momento. Allora, iniziamo con lo scegliere l'aeroporto di partenza. Quindi, per esempio, visto che voleremo con un aereo piccolo e non con un aereo di linea gigantesco, evitiamo Fiumicino, ok? Anche se io già lo so, la prima cosa che fa qualcuno che non ha mai volato e non ha mai utilizzato Flight Simulator è aprire un aeroporto grandissimo come il JFK o come l'aeroporto appunto di Fiumicino. Però vi sconsiglio di farlo per almeno le prime volte. Cercate un aeroporto più piccolino, meglio ancora sarebbe proprio un aeroporto di provincia, no? Che è semplice da gestire, in cui è semplice muoversi. Se proprio volete scegliere un aeroporto che non è piccolissimo, però non è nemmeno Fiumicino, consiglio Ciampino. Perché Ciampino è un aeroporto piccolo, una sola pista, è relativamente meno trafficato rispetto a Fiumicino e muoversi al suo interno è molto semplice. Noi possiamo già vedere come è fatto un aeroporto, no? Abbiamo questa che è la pista e fin qua direte voi grazie. Ci sono i parcheggi, ok? Lo dico anche se è fuori dagli scopi di questi tutorial. Non è che voi con un aereo piccolo come un Cessna potete parcheggiare in una rampa che normalmente è dedicata a un jet, ok? Sì, ok, con Flight Simulator potete farlo. Nessuno ci vieta di mettere un Cessna qui, per esempio, no? E magari lo faremo anche. Però se volete avere un minimo di realismo, se volete seguire un po' quelle che sono le regole, e lo vedremo più avanti magari qualcosina, informatevi su qual è l'area dell'aeroporto che avete scelto destinata per esempio agli aerei privati, ok? Questo sempre per cercare di avere un minimo di realismo. Noi possiamo scegliere di partire da uno stand, o quindi da un parcheggio, o direttamente dalla pista. La prima cosa che uno potrebbe chiedersi: ok, ma parto da una parte della pista o dall'altra parte della pista? Le piste hanno un nome e il nome delle piste è un numero. Il numero non è altro che l'orientamento della pista. Per esempio, la pista di Ciampino, questa, è la pista 1-5, non 15. Impariamo che i nomi spesso e le lettere e i numeri in aeronautica vengono scanditi uno alla volta. Quindi non è la pista 15, è la pista 1-5, ok? Cosa vuol dire pista 1-5? Vuol dire che questa pista è orientata a 150 gradi, per la precisione dovrebbe essere 151 gradi. Di contro, l'altra parte della pista ha un altro nome ed è la pista 3-3, ok? È la stessa pista, però se noi ci riferiamo alla pista 3-3, ci riferiamo al fatto che noi ci posizioneremo in questo punto e andremo verso nord, quindi direzione 330 gradi. Al contrario, se ci posizioneremo nell'estremità opposta della pista, quindi la pista 1-5, ci dirigeremo in direzione più o meno sud, quindi 150 gradi più o meno, ok?
Quindi noi possiamo decidere di parcheggiare o di partire direttamente da una pista. Oh, anche qua non è che possiamo scegliere noi dove partire, o meglio, sì, nel gioco lo possiamo fare, nessuno ci vieta di partire da qui. Però poi ci sono delle regole da seguire e in particolar modo bisogna guardare il vento, perché per poter decollare e atterrare il vento deve essere di un certo tipo, quindi la scelta della pista in genere è condizionata dal vento, ok? No, anzi, non in genere, sempre. Però noi di questo, ripeto, non ce ne preoccupiamo per il momento e facciamo finta che vogliamo partire dalla pista 1.5, ok? Quindi clicchiamo e scegliamo la voce partenza da. Quindi stiamo dicendo che noi vogliamo partire da qui, pista 1.5. Direttamente, poi normalmente nella realtà noi se vogliamo simulare partiremo da uno stand. Ipotizziamo che vogliamo arrivare da, non so, un altro aeroporto. C'è l'aeroporto di Latina da qualche parte, vediamo se lo recuperiamo. Nettuno, eccolo qua. Però l'aeroporto in questo caso è qua, Torre Astura. Eccolo qua, credo che sia questo l'aeroporto di nostro interesse, no? Se non ricordo male, Latina aveva l'aeroporto. Vediamo, eccolo qua, infatti, eccolo qua. L'aeroporto di Latina è a nord di Latina. Eccolo qui. Un altro aeroporto piccolino. E anche qui noi vogliamo decidere che vogliamo arrivare qui, a pista 1-2. Come notate, vale la stessa regola. La parte opposta è la pista 3-0. Ok? Quindi impostiamo la pista 1-2 come arrivo a. Noterete come il software abbia già segnato una rotta. Ora, sul tema rotte, anche qui, sorvolo, non funziona così. Non possiamo prendere, partire e atterrare come ci pare. Dobbiamo seguire delle regole. Ma lo ribadisco, perché tanto so già che qualcuno mi scriverà tra i commenti: ah, ma non si fa così, non può. Lo so, stiamo semplificando per coloro che non hanno mai volato. Impostato l'aeroporto di partenza, l'aeroporto di arrivo, che potremmo anche scegliere qui in alto dall'elenco. Scegliamo per esempio Torino. Eccolo qua. Torino c'è sicuramente. Caselle. Questo codice che leggete è LIMF, che in gergo aeronautico dovrebbe essere letto come Lima India Mike Foxtrot. È il codice ICAO dell'aeroporto. Imparerete che ogni aeroporto ha un codice. Quindi, per esempio, Fiumicino è LIRF, Lima India Romeo Foxtrot, Ciampino è Lima India Romeo Alfa, mentre Caselle è Lima India Mike Foxtrot. Quindi noi potremo anche scegliere l'arrivo, la partenza da questi menu che sono identici. Ora scegliamo l'aereo. L'aereo lo scegliamo da questo bottoncino qui in alto a sinistra. Oh, vi prego, non scegliete un jet per cominciare. È complicato. Si può fare, sì, però è complicato. Partiamo da un aereo semplice, quindi partiamo da un Cessna, per esempio, no? Il Cessna è forse uno dei primi aerei su cui si fa un addestramento, perché è semplice da utilizzare, ed è molto fico, detta proprio in maniera, ok, in maniera semplice. Un Cessna 172 è forse il migliore con cui partire. Skyhook, scusate. Noterete come qui abbiamo delle specifiche, no? Sul tipo di aereo che abbiamo scelto, quindi la velocità di crociera espressa qui in chilometri orari, anche se in realtà sarebbe più corretto parlare di nodi. L'altitudine massima, 14.000 piedi. La resistenza, ovvero l'autonomia di volo, che sono 5 ore, e anche la distanza che è possibile percorrere. Vabbè, noi lo selezioniamo questo aereo e andiamo poi a scegliere le livree. Le livree non sono altro che la texture, detta proprio male, come è l'aspetto del nostro aereo. Noi stiamo sempre utilizzando un Cessna 172, ma possiamo scegliere diversi colori al nostro aereo, ok? Scegliamo un aereo di questo tipo, è totalmente ininfluente ai fini del volo, la livrea è semplicemente estetica. Peso ed equilibrio: se siete all'inizio e avete impostato tutto come facile, ignorate quest'area per il momento. Qui però noi andremo a specificare quanto carburante avremo a bordo,
il peso del pilota, il peso del copilota e anche il peso dei due passeggeri e il peso del carico. Il tema del carico e del peso è importante perché l'aereo deve essere sempre bilanciato. Sia che voi stiate volando con un jet, sia che voi stiate volando con un Cessna, è importante che il punto, il centro di gravità sia sempre in una area specifica del vostro aereo. Ma vabbè, non parliamo di questo. Detto ciò, ignoriamo quest'area, ok? Per il momento. La distribuzione del peso e la gestione del carico è qualcosa di importante da conoscere quando si vola e se si vuole simulare realmente come funziona un aereo. Però noi siamo alle prime armi e ce ne freghiamo per il momento. Oh, sezione guasti, anche qui per il momento ignoriamo. Noi possiamo simulare i guasti, quindi possiamo far finta che in volo a un certo punto si spenga il motore. È perché magari vogliamo simulare proprio quello, vogliamo addestrarci a gestire un aereo con un solo motore. Se siamo alle prime armi, di tutto abbiamo bisogno, fuorché di un guasto. Quindi anche qui lasciamo tutto su off e ignoriamo. Personalizzazione. Qui possiamo scegliere di avere un nome, di dare un nome al nostro aereo. Modello di volo, usura. Possiamo dire che il nostro aereo è molto usurato e quindi più tendente a rotture o a malfunzionamenti. E altre opzioni che evitiamo di approfondire adesso. Detto questo, abbiamo scelto il nostro aereo, abbiamo scelto il nostro Cessna, scegliamo adesso il meteo. Oh, qui possiamo divertirci tanto, perché possiamo decidere intanto di utilizzare il tempo, il meteo in tempo reale. Se non vogliamo volare con il tempo reale, potremmo voler volare, non so, con delle condizioni meteo predefinite. Quindi, per esempio, vogliamo avere cieli sgombri da nuvole, o potremmo avere un cielo nuvoloso, potremmo voler volare con la pioggia, con la neve, con i fulmini, eccetera, eccetera. Per le prime volte, se volete divertirvi, provate, ma ve lo sconsiglio. C'è poi la parte personalizzata, cioè noi possiamo anche personalizzare quello che vogliamo, come vogliamo volare. Oh, importantissimo invece è scegliere l'orario. Questo è totalmente ininfluente ai fini del volo, più o meno. Se non che magari siete alle 3 di notte, state giocando alle 3 di notte e non volete avere tutto buio davanti, o volete magari vedere qualcosa. Quindi magari se volate alle 3 di notte, potreste voler simulare un volo fatto, non so, alle 4 4 di pomeriggio. Quando avete finito, potete sempre andare in basso sulla voce chiudi o potete ricliccare su un'altra opzione fuori da questa schermata, clicchiamo su chiudi. Siamo pronti, in realtà. Abbiamo scelto la pista di decollo e la pista mi sembra 1-2 per atterrare all'aeroporto di Latina. Quando abbiamo fatto tutto, finalmente clicchiamo su vola e nel prossimo video tutorial ci rivedremo in pista, pronti per decollare. Andiamo!